compagnia di Luca Corbucci per analizzare questa vittoria, che è una grande vittoria contro un avversario decisamente importante, no? Beh, finalmente ci siamo tolti un peso grosso contro un avversario. Ero molto fiducioso perché sono due settimane la squadra sta lavorando veramente bene, ha trovato anche uno spirito veramente di squadra importante. Ero convinto che avremmo fatto sicuramente una grossa partita, infatti il campo poi l'ha confermato. Grossa partenza, poi forse il gol dell'1-2 vi ha complicato i piani, perché all'inizio del secondo tempo il Velletri ha spinto forte. C'è nell'inerzia della partita, insomma, che sei sotto di un gol, la squadra che si sta giocando il campionato, quindi il gol fa bene, il gol qui e vuole riprenderla, però mi sembra in linea del possibile, abbiamo contenuto, abbiamo fatto veramente una bella partita. Veramente soddisfatto, soprattutto un grande entusiasmo, perché visto una squadra con grande convinzione, dei ragazzi spettacolari in campo, si sono tutta la partita, e penso questo sia il messaggio più grande che possa passare oggi. Cosa dimostra per concludere questa vittoria contro un avversario che era lontano a livello di punti in classifica? Dimostra che questa squadra, con la giusta convinzione e con questo spirito di gruppo, si divertirà tanto. Presidente, vittoria importante che dà molta fiducia proprio alla vigilia di Natale, il modo migliore della vigilanza a questa festa. Sì, abbiamo cominciato, diciamo, già forti in partenza, i ragazzi si stanno allenando, stanno mettendo sulla tutta, ci serviva un'iniezione di fiducia, oggi hanno dimostrato che sono stati all'altezza. Questo anche a Luca Corbucci, cosa dimostra questo successo contro l'avversario che era lontano a livello di punti in classifica? Beh, questo sta dimostrando che i ragazzi stanno esprimendo il massimo, quello che noi ci eravamo prefissi di fare. È ovvio, ancora c'è tanto da fare a lungo, loro sono stati un bel avversario, ci hanno dato una grossa prova di dimostrazione di forza e li abbiamo tenuti. Qual è il regalo di Natale che chiede ai suoi ragazzi in vista del 2015? Di mantenere quello che ci siamo promessi all'inizio, andare in cima.